Può una persona sviluppare le proprie passioni facendole diventare a volte un lavoro e altre volte una vera e propria vetrina delle emozioni? La risposta non può che essere positiva. Abbiamo incontrato una delle tante persone che, sfruttando magari un periodo di inattività, danno libero sfogo alla creatività. Ne viene fuori il ritratto di una persona che usa le tele per esprimere un linguaggio non convenzionale e, come dice lei stessa, per dar libero sfogo alle proprie emozioni. A me piace dipingere le donne, soprattutto i visi, gli occhi, lo sguardo, perché mi piace riuscire a fermare quell'attimo di un'emozione dell'universo femminile, perché secondo me la donna è veramente un cosmo di tantissime cose e mi piace riuscire a coglierne un pezzettino. Sono andata a cercarmi il termine e su Wikipedia, che è la fonte più aggiornata, diciamo, la definisce come una esprimere la propria personalità artista, e penso che questo proprio sia quello che faccio io, esprimo me stessa dentro i miei quadri. È nato assolutamente per caso, perché io mi sono rotta una caviglia, sono rimasta ferma e immobile per mesi e stavo male, mi sentivo triste, non riuscivo più a fare niente, quindi ho iniziato a riversare le mie emozioni appunto sulle tele. È successo anche questo per caso, perché avevo comprato a Irene, che è la mia figlia più grande, avevo comprato un set per pittura e per caso abbiamo iniziato così. Io non ho fatto nessun tipo di studi, non ho mai disegnato in vita mia prima, è stata proprio una cosa che mi ha assolutamente travolta. Il tema è sicuramente la donna e le sue mille sfaccettature, ma anche l'emozione, perché io quando dipingo, dipingo sempre un'emozione. Come nel mio lavoro io metto tutto a me stessa, quindi c'è anche quello. Nel senso, il mio vedere la vita, il mio emozionarmi di fronte alle cose che c'è sul lavoro, c'è anche nella pittura. Quando sono andata a vedere la mostra di Klimt è nato un quadro, e quando sono andata a vedere la mostra di Chagall è nato un altro quadro. Diciamo che entrano dentro di me e poi escono attraverso i miei quadri. Di sperimentazione è tantissimo, perché chi è venuto a vedere la mostra, chi verrà, vedrà che ci sono quadri completamente diversi l'uno dall'altro, perché sperimento, io lascio assolutamente libero sfogo a quello che ho in testa e lo sperimento così follemente, diciamo, senza un raziocinio. Quando vedo che il risultato è equilibrato e armonico, lo tengo, se no bellamente ci passo sopra e do vita a un nuovo quadro. Alcuni quadri che ho fatto, forse i più intensi, sotto hanno un altro quadro che non sentivo nato bene, diciamo così, e quindi mi ho dato nuova vita con un altro quadro. Allora, io ho una pagina su Facebook che si chiama Emanuela con due M. Se volete sapere o vedere i miei nuovi quadri, basta che cliccate mi piace e così sarete sempre aggiornati. Non cambia niente, tra virgolette, nella mia vita. Continuerò a lavorare, continuerò a fare la mamma dei miei tre figli, continuerò la mia vita normalmente, e in più c'è questa cosa qui che al ritaglio in genere di notte, perché posso dipingere solo la notte o qualche ora nel weekend.